Alle mie spalle vedete due soldati romani che stanno combattendo. Siamo a Venafro per una rievocazione storica. Da Venafrum a Venafro modo per testimoniare la grande tradizione storica che ha questa città del Molise. Significative le presenze della civiltà romana qui a Venafro e queste associazioni locali hanno voluto raccontare in qualche modo questa storia, un'occasione anche per porre l'attenzione sul grande patrimonio storico e archeologico di Venafro. Siamo con Vincenzo Gianbarbara, il presidente dell'associazione Gens Iulia, l'anima di questa manifestazione, questa rievocazione storica. Lo ricordiamo da Venafrum a Venafro. Partiamo proprio dal nome dell'associazione Gens Iulia: non è casuale, infatti, qui a Venafro c'è anche Via Colonia Giulia. Adesso ci spiega perché si chiama Via Colonia Giulia. Allora, Venafro era una colonia romana, era un municipium, quindi aveva un'importanza grande nella, nella Roma antica. Noi abbiamo pensato di ripartire da, da Roma, per, dalla Penafro romana, per far conoscere tutta quanta la, la parte archeologica, tutta il, la, i monumenti che abbiamo, la, la, le vestigia della Roma antica per tornare, per, per far conoscere poi eh, la Benafro come, come cittadina, come centro culturale della, del, della Valle del Volturno e quindi abbiamo pensato di chiamare l'associazione Genzi Iulia, appunto perché essendo stata una colonia romana, avendo noi un... diciamo che partiamo da lì, partiamo dalla, dal, dal nostro essere romani e quindi abbiamo dato quella, quel nome ricordando la, la famiglia Iulia che aveva qua a Venafro era, era importante e quindi aveva, aveva fondato, aveva portato Venafro a dei livelli culturalmente elevati e quindi a loro abbiamo intitolato l'associazione. La, Qui a Venafro chiaramente ci sono molte tracce del passaggio dei romani, quali? Allora noi qua a Venafro abbiamo un, un sito archeologico romano importante, grande, probabilmente uno dei più, più belli della, della regione. Sicuramente poco, poco sviluppato, sicuramente poco eh, valorizzato, perché eh, se pensiamo al, al teatro romano, se pensiamo alla, al Verlace, cioè abbiamo delle, delle vestigia che potevano essere, noi crediamo, sicuramente eh, sfruttate sia turisticamente che culturalmente, che però per tutta una serie di, di motivi non vogliamo polemizzare con nessuno non, non sono stati. Diciamo non sono state messe in vetrina, anche il museo che abbiamo, il Museo Archeologico Nazionale, lo stesso Castello Pandone con, il, con la Pinacoteca che è stata poco inaugurata, e sono, delle, sono dei, dei punti di interesse, dei punti che potevano essere un, dei grossi centri di aggregazione culturale, ma ripeto, per la riscoperta di, una, di radici storiche importanti per noi che però per motivi vari non, non sono mai state sfruttate. Noi pensiamo di, di poter iniziare questo tipo di, di attività riportando Venafro all'attenzione dei Venafrani, riportando eh, tutto quanto quello che di buono abbiamo qua a Venafro attraverso questa associazione, attraverso una sinergia tra le associazioni che a Venafro operano per, per la riscoperta e per la valorizzazione. Questa manifestazione si avvale del contributo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, un gruppo di volontari che si occupano anche di protezione civile. Siamo con Maurizio Verrecchia, giovane di Venafro, vestito chiaramente in divisa da soldato romano. Che divisa è in particolare questa? Allora, questa è una divisa da soldato romano a cavallo, quindi insieme anche ad altri ragazzi. Ieri ci siamo. Dedicati al Palio, diciamo siamo un po' la scorta del prefetto e del sommo sacerdote all'epoca romana. Quindi insomma per voi è stata anche un'occasione per rispolverare un po' qualche pagina di storia. Infatti è così, proprio cerchiamo comunque di fare diverse manifestazioni storiche romane proprio per riportare un po' Venafro nell'antica nell storia ecco. ecco. In effetti Venafro, ecco questo è proprio il senso della manifestazione, ricordare che Venafro ha avuto una nutrita presenza della civiltà romana, qui ci sono tanti reperti, tante testimonianze storiche che testimoniano il passaggio di questa grandissima civiltà. Infatti è proprio così, è, diciamo è un amore per tutta la storia che ha Venafro e quindi noi giovani è nostro dovere riportarla. Diciamo, riportare Venafro nell'antichità di oggi Fico far conoscere insomma, quanto c'è di bello a Venafro ma c'è entusiasmo da parte degli altri giovani c'è interesse oppure purtroppo non tutti la pensano come noi infatti siamo ben pochi ma l'invito è per tutti infatti colgo anche l'occasione per invitare tutti voi amici di Venafro a rendervi partecipi nelle prossime edizioni perché siamo aperti a tutti quanti. Più siamo e meglio è. Non ci sono solo i soldati romani in questa rievocazione, ma ci sono anche le donne romane, in questo caso siamo con Francesca De Luca, anche lei dell'associazione Gens Iulia, sì. perché avete deciso di appoggiare questa manifestazione, di sostenere, e di contribuire alla riuscita di questa manifestazione? Ma perché innanzitutto è proprio una bellissima iniziativa, e per quanto riguarda proprio la questione delle rievocazioni storiche a Venafro non c'è mai stato, non è mai stato fatto un discorso del genere, quindi è la prima volta che vi... Fatto, che viene realizzato un progetto così. Se non, se non andiamo errati, questo è anche un costume usato per un'altra rievocazione, ispirata ai santi martiri, sì. lo ricordiamo, Nicandro, Marciano, Marciano e, Daria. e Daria. Ecco, in questo caso rappresenti Daria, sì, sì, hai rappresentato Daria. Ricordiamo, sì. insomma, Nicandro e Marciano erano soldati romani. Assolutamente sì. Provenienti dall'Algeria, se non erro, e eh, quindi. In realtà abbiamo scoperto che Francesca indossava il costume di Santa Daria, ma in quest'altra rievocazione era Ilenia Fiore a ricoprire il ruolo di Aldina. Che esperienza è stata? Allora, è stata un'esperienza, una grande esperienza, anche perché era la seconda edizione a cui partecipavo. Sempre nel ruolo di Aldina, che sarebbe stata poi la moglie, la moglie di Marciano, San Marciano che era comunque un soldato romano ed è l'unica poi che non è stata decapitata perché non si è convertita al cristianesimo. E invece su questa manifestazione che idea ti sei fatta? È una cosa da rifare sicuramente e perfezionandoci, spero l'anno prossimo e partendo molto prima per l'organizzazione. In cosa consiste questa due giorni di rievocazione storica? Cosa avete proposto ai visitatori? Allora, noi abbiamo fatto uh, venerdì sera una, una sagra uh, che proponeva dei piatti tipici romani dell'epoca e uh, piatti tipici, tipici venafrani attuali, quindi un, un escursus enogastronomico poi eh, ieri abbiamo fatto un palio eh, goliardico con una biga ricostruita mh, giù a Piazza Merola dove abbiamo cercato di ricreare, a Venafro esistevano i quartieri, un po' come in tutti quanti i, i paesi e quindi noi abbiamo cercato di riprendere la, la tradizione dei quartieri proponendo questo palio, questa, questa corsa con la biga goliardica perché non c'erano i cavalli, c'erano solamente persone. E oggi proponiamo un castrum, cioè un, un tipico accampamento del manipolo che era l'unità fondamentale della centuria. Facciamo vedere eh, delle, delle cose che noi abbiamo ricostruito, tipo le armature, tipo la macchina bellica che abbiamo qua, una tenda che adesso stiamo finendo di allestire. Per far vedere eh, com'era una, una legione, come com poteva strutturarsi una legione. Tutte quante le cose che abbiamo qua in questa piazza sono state fatte da noi. Antonio Sorbo, sindaco di Venafro. Di indubbio interesse l'iniziativa promossa dalle associazioni Gensiulia, il gruppo e l'Associazione Nazionale dei Carabinieri: un modo per porre l'attenzione sui grandi tesori che racchiude questa città, tesori di epoca romana naturalmente. Sì, anche per apprezzare il lavoro che fanno queste persone, Vincenzo, Gianbarba, Luigi Orsi e tutti gli altri che hanno, stanno coltivando questa passione eh, che ha l'obiettivo appunto di far conoscere eh, ai venafrani, ma non solo ai venafrani, eh, quello che era la Venafrum antica. Dobbiamo ricordare che la fortuna di questa città eh, risale proprio all'epoca romana, alla sua eh, fondazione come colonia augustea, quindi eh, colonia Giuda. Quindi è veramente una bella eh, Attività, una bella iniziativa. Penso che l'anno prossimo, insieme agli amici dell'Agenzia Giulia, dovremo fare qualcosa in più perché nostra intenzione è riscoprire la storia della città, farla conoscere insieme alla storia della città, far conoscere i nostri bellissimi monumenti, alcuni di epoca romana veramente molto pregiati. Tra l'altro, c'è anche un'altra grande risorsa conosciuta sin dall'antichità, quella dell'olio, molto apprezzato dai romani. È così? Sì, eh, l'olio di Venafro è stato eh, cantato, direi tra virgolette, da grandi poeti romani come. Da grandi scrittori, quindi era insieme a quello di Taranto l'olio più pregiato dell'antichità, almeno in una determinata epoca storica. Eh, su questo si è costruito il Parco regionale dell'Olivo, quella è un'altra realtà, appunto, dicevo, che dobbiamo mettere insieme a queste iniziative. Noi quest'anno abbiamo fatto eh, proprio rete tra le associazioni, tra i vari, le varie risorse che vogliamo valorizzare. Questo è un po' il segreto del successo di quest'estate Venafrana, ma possiamo fare sicuramente meglio. E con questo contributo termina un'altra puntata di Viaggio in Molise. Che potete rivedere sui nostri canali l'11 e il 12, Telemolise e Telemolise 2, ma anche sul nostro canale tematico Molise Mio, canale 212. Dall'Abruzzo invece potete seguirci sul canale 96. Su internet potete rivedere queste altre puntate sul nostro sito www.telemolise.com. Il link naturalmente è Viaggio in Molise.